Allora, volevo far vedere una cosa particolare che qualcuno di voi mi ha chiesto, ma a volte anche un comando non riesce a uscirne. Ci sono alcuni comandi, uno di questi potrebbe essere il comando tetto, il comando pavimento, oppure modifica profilo, dove selezionato un oggetto si entra in una sorta di sottocomando. Voi ve ne accorgete, adesso ipotizzo la modifica del tetto, seleziono il tetto e faccio modifica perimetro. Vedete, in questo ambito io ho delle linee di colonna magenta che definiscono il profilo di questo tetto, ma soprattutto c'è questa X rossa e questa V di colore verde che mi consentiranno di accettare quello che ho fatto, di scartare, uscire, come quando abbiamo una finestra di Windows, diciamo. Se non esco di qua non posso fare altre operazioni, quindi questa è la risposta alla domanda che mi hai fatto tu prima. Dove a volte io ho necessità di modificare questo mondo in quattro operazioni, se non esco di qua tramite uno di questi due pulsanti non posso fare niente. Quindi in questo caso esco così, ma potrei arrivare qui, per esempio, selezionando un punto, fare modifica profilo, stesso discorso. Se non esco di qua non posso uscire. E se il profilo è aperto, ipotizzo, il problema non esce. Posso uscire con la X, ma non accetta che X è chiuso. Oltretutto mi evidenzia i punti in cui c'è incongruenza, dice guarda che qui è aperto, devi sistemare prima di uscire, quindi posso solo uscire senza fare nulla. Chiaro? Ora, in questa vista io vado a... no, facciamo in questa vista, in piano. Allora, Dicevi di mettere un foro sul tetto, sì, della praticamente. selezione degli oggetti, devo parlare di prima. La selezione degli oggetti. Attenzione, molto importante. Esistono diverse possibilità per selezionare gli oggetti. Immaginate un progetto molto complesso, dobbiamo capire come poter selezionare gli oggetti. La prima possibilità è questa qua, di fare una sorta di finestra inglobando tutto. Nel momento in cui ho inglobato tutto e vado sul filtra, lui mi dice che io con questo comando ho selezionato un arredo, tre etichette di finestra, sette finestre, 13 muri, un pavimento. Sei qua. Potrei dire al programma, guarda, mi diselezioni tutto, mi selezioni solo il pavimento. Allora, ok, lui c'ha il pavimento selezionato e posso fare modifica controllo per andare a modificare. Questa chiaramente è un'operazione valida in qualsiasi finestra, quindi se vado qui faccio la stessa operazione, stesso discorso. Quindi da qui posso filtrare gli elementi e selezionarli direttamente per categorie. Quindi queste sono chiamate proprio categorie. Quindi voglio selezionare tutti i muri, vengo qui, dico ok, mi ha selezionato tutti i muri. Quindi detto questo, stavo ipotizzando la modifica del solaio. Quindi per modificare il solaio lo devo selezionare. Quindi vado sul rialzato, faccio così, filtro, mi seleziono il pavimento, modifica il pavimento. Per fare un foro al solaio, si fa esattamente un contorno all'interno. Stop. Adesso vado a spegnere questo oggetto, poi vi dirò come si fa. Ecco qua il foro. Molto semplice. Come ho fatto il foro nel muro, ricordate? Il foro nel muro abbiamo fatto nel profilo del muro disegnando un'altra forma all'interno. Stesso discorso per i pavimenti. Apertura del comando, No, è linea. no. Ah, modifica, E nella modifica, definizione modifica. del contorno del pavimento io disegno all'interno un'altra forma e lui lo considera un vuoto. In realtà lui va a fasi alterne, quindi parte pieno, vuoto, se all'interno di questo ci metto un'altra forma la considera piena e così via. Chiaro che è irreale, però si può fare questa operazione. Quindi io posso adesso selezionare, fare modifica contorno, eliminare questo e qui. Stesso discorso vale per il tetto. Un attimo, lo accendiamo. Il discorso del tetto è un po' più particolare perché il tetto, essendo una falda, avendo delle falde inclinate, io posso fare due tipi di fori, un foro che sia dall'alto verso il basso, in questa maniera, un foro che sia perpendicolare alla falda. Quindi sono due tipologie diverse.
Vediamo la prima. Se volessi fare un foro perpendicolare alla falda, devo utilizzare il comando che abbiamo già visto prima, che è questo, perpendicolare, dove io vado a cliccare sulla falda e poi qua dentro definisco il contorno. Facciamolo per così. Vedete? Il foro che abbiamo fatto. Un lucernario. Esatto. Mentre il foro verticale avrebbe questi lati verticali. Facendo, modifica perimetro, chiaramente Mi quello servono tutti e due. dall'alto, e qui vado a disegnare il contorno. Questo è il foro verticale, questo è il foro perpendicolare. Molto semplice. Ok? Domande? Quindi quello perpendicolare, quello verticale, Perpendicolare è questo, quello verticale l'ho fatto selezionando il contorno e facendo la modifica. ah, cioè come prima, È come quando fai la modifica se sulla lo parte prende verticale, verticale, esatto. se lo prende verticale direttamente. È chiaro che si può sempre fare la modifica qua e cancellare questa parte. Così come questo oggetto qua si può sempre cancellare e spostare in maniera molto semplice. Approfitto per farvi vedere questa cosa sul modello 3D. In questa vista possiamo spegnere il DVG, come ho detto prima, e vedere solo il modello 3D. Quando siamo nel modello 3D, qua nella vista, noi possiamo abilitare questo che si chiama riquadro di sezione. Si dovrebbe accendere sullo schermo questa sorta di box, che serve per fare un taglio tridimensionale al mio modello. Come funziona? Si seleziona la box, vedete? Compaiono queste freccette. Io con queste freccette posso tagliare il mio modello. Una sorta di sezione tridimensionale. Torno indietro, mi sono perso. Ah, sempre nelle proprietà, qui c'è, e Allora, quello, anche quello sta sempre. sta sempre nella vista, quindi Sì. nella vista 3D Riquadro di abilito il riquadro di sezione. sezione, Compare ok? questa scatola. Seleziono e ridimensiono la scatola solo. Ah, ok. Questo va a tagliare il modello. Molto semplice. Vedi? Lo Questa è la taglio dove vuoi. sezione, parlavamo prima di 1,20 m. Vedi il tetto sezionato. Le dimensioni non te le dà, che distanza, no, Questo oggetto? io No. No, non dal capo. no. Vabbè, non è che poi tanto quando devi fare le È una sezioni, questione di l'importante è che tu rappresentazione, sì, sa. Oltretutto lo vedi dinamicamente, quindi basta non che è tutto, che. sì, lo vedi appunto, lo vedi, basta, non è che ci vuole, Tagliato pure la mano. sì, quello è un altro. Vedete, qui si vedono i materiali sezionati nei muri. Interessante la cosa. Mi siete persi davanti al video, però pazienza. Vedete l'infisso tagliato, dove c'è anche qui la parte del profilo tagliato. Quindi questo discorso lo posso fare su qualsiasi vista. Oltretutto questo oggetto, che è un oggetto di effetti, in realtà si potrebbe anche ruotare, ma una sezione è più scomposta, cioè Ah, un si può ruotare con lo taglio. spazio, e chiaramente ruota secondo la posizione corretta. È chiaro, è una cosa un po' particolare, però diciamo che si può fare. Ripeto, laddove sta questo Beh, oggetto? specialmente dove può servire, qualche elemento architettonico particolare può servire, sì, che Esatto. non è proprio schematico così. Esatto. Che altro dirvi? Il tetto. Cancelliamo un attimo il tetto, perché vi faccio vedere, abbiamo visto come disegnare il tetto partendo dalle falde, quindi partendo dalla pianta. Il tetto può essere disegnato anche come estrusione in profondità. Quindi mi metto in sezione. Disegno la sezione, lo faccio estrudere nella profondità. Facciamo un esempio qua. Quindi prendo il tetto da estrusione, si chiama questa operazione, dove seleziono un piano dal quale disegnare, per esempio potrebbe essere questo. Ok. Su questa vista, così, io vado a disegnare il profilo del tetto. Guardate. Grazie.
Adesso vediamo scusate. Questo per delle idee architettoniche di copertura. Sono... È chiaro che i muri, quelli di contorno, li posso selezionare e dire di arrivare fino all'oggetto superiore selezionando l'oggetto superiore, quello che arriva fino a terra. Chiaramente deve stare sopra la proiezione. Ecco il problema. Questo è forte. Quindi questo si chiama tetto da perimetro, oltretutto io qui posso sempre dire che questo tetto parte a una certa quantità prima, finisce a una certa quantità dopo e così via. Chiaramente il tetto è sempre un pacchetto che ha il suo perché, che chiaramente può sempre essere sezionato qui per vedere tutte le caratteristiche e così via. Allora, ripetiamo questo passaggio, secondo me, ripetiamo. Sì. Okay. Allora, sono, qui siamo andati sulla sezione 9, sul prospetto. In realtà io sono analista 3D, io lavoro direttamente analista 3D, perché non ho nessuna difficoltà a lavorare analista 3D, però richiede comunque una certa esperienza. Bisognerebbe fare un prospetto. Allora, però, tetto delle soluzioni vuole che io selezioni un piano su cui disegnare, sul quale disegnare. Quindi ho preso la superficie di un muro come piano sul quale andare a disegnare. Okay? Poi vedremo, potremo anche creare dei piani nostri. Quindi dico selezionami un piano e gli dico guarda, per esempio, prendo questo piano qua, ok? Il livello copertura è la parte superiore, anche se comunque è relativa a questa operazione. Dopodiché giro il modello, potrei anche farlo qua dal cubo. Questo. Ok. E vado a disegnare il mio tetto. Posso anche mettermi qua a disegnare un tetto fatto così. Ok, termina. Disegnate praticamente l'intradosso, sì. L'estradosso del tetto. Ah, l'estradosso. L'estradosso, perché qui io do lo spessore di 30. Ecco una cosa che non vi ho detto prima: quando disegno il pavimento va sempre verso il basso, quindi voi lavorate sempre al finito, ok? E quindi anche qui lavorate al finito. Quindi lo spessore di 30, scende di 30. Il pavimento piano rialzato, a piano rialzato c'è il calpestile, i 30 centimetri vanno sotto. Scusi, allora dove stanno le quote? Dove stanno i vari piani? Le cose dei adesso piani? Vi faccio vedere qui. Vediamo lì la sezione. Sud, vedi il pavimento come è sceso rispetto al livello. Questo in quindi i livelli sono il calpestile. Lo dà a piano rialzato, però di 30 cm sotto. Ma quello è il calpestio finito pavimento. Sì, esatto. Pavimento. Sì. Sì. Se noi vediamo la sezione, è ancora meglio. Vedi? Nella sezione tu c'hai il tetto del solaio, che è questa linea qua, vedi? Al finito, questa è la mentre linea per il calcolo dei volumi servono le quote rustico. Decidiamo noi come farlo, perché noi ci mettiamo altro. Quando selezioniamo questo oggetto, noi potremmo dire che rispetto al piano rialzato tu stai 10 cm più sopra. Che è il pacchetto del pavimento. Ok, vedi? Adesso quindi quella è la livello, esatto. Non è un problema. Che può servire per mostrare i volumi. La flessibilità è massima. Funzioni con fondo, su questo punto di vista, possiamo modificare le proprietà. Ma voi avete visto come ho spostato io il tetto prima dal piano terra al rialzato? Basta selezionare, andare nelle proprietà, così come un muro, se non ti piace un passo da lì, dal piano terra al primo piano, seleziona, non è più un problema. Potrei vedere come ha fatto la sezione a risultato. Sì. La sezione orizzontale sono andato nel modello 3D, ho nelle proprietà acceso il riquadro di sezione che mi accende questo cubo, ho selezionato il cubo e ho ridimensionato il cubo con questa freccia. Chiaramente questo modello e decido io la rappresentazione, quindi se lo voglio a fio di ferro, ombreggiato, e il modello a tutti gli effetti, quindi non ho problemi. Questo può servire per far vedere velocissimo. Domande? Sì. Questa sezione tridimensionale noi possiamo anche salvarla e creare un'altra. Sì. È giusto la tua domanda. Allora, questa si chiama vista 3D, vedi che è il grassetto, che è quella attuale, ok? Io ho la possibilità di duplicare questa vista, in quel programma duplica vista. Ok, lui mi ha fatto un'altra vista, però io in questa vista gli tolgo di qua di sezione. Quindi io adesso ho una vista sezionata, una vista non sezionata.
possiamo cambiare il nome volendo. Posso fare quello che vuole. È chiaro che se faccio modifica modello le vedo tutte e due le cose. La possibilità di proseguire un muro sopra il solario è dato da questo comando qui che si chiama associa alla parte superiore. Oppure c'è, scritto, c'è anche la parte inferiore nel caso in cui ci fosse una falda quindi seleziono la falda superiore e il muro automaticamente arriva fin sopra. In realtà dovrei selezionare tutti i muri, ma avete visto prima che io posso selezionare i muri facendo con il tab, e quindi posso dire con un unico comando li prendo tutti quanti. Qui dobbiamo imparare le selezioni perché sono un po' particolari. Perché noi abbiamo visto una selezione tipografica, giusto? Io vado qua, seleziono sui filtri, dico che dovrei selezionare. Però io ci faccio 13 muri. Se volessi selezionare tutti i muri da 10, non so se è chiaro, o tutti i muri esterni che erano quelli da 38, questo è un muro generico da 30, io voglio selezionare tutti quelli che vorrei questo. Allora esiste un'altra possibilità per selezionare questi oggetti. Si seleziona un oggetto, che chiaramente fa parte della tipologia che vogliamo selezionare, con il destro del mouse si dice seleziona tutte le istanze. Allora io posso decidere di selezionare tutti i muri che si vedono in questa vista oppure dell'intero progetto. Dico vedi in questa vista e lui automaticamente mi ha selezionato 7 muri. Da dove l'ho dedotto che ha selezionato 7 muri? Perché vabbè, sono blu, ma non riesco a contare che sono. Sì, non vedo da nessuna parte. C'è scritto, è qua. Ah, eccolo, vedi, cioè, qua, figuriamoci. Volevo far notare questa cosa. Quindi se vado qui, vedete, ho 7 muri e quindi in questo caso potrei cambiare tutti e 7 muri direttamente da quadrato. Questa cosa è interessante perché se io nella pianta vengo qua e dico mi selezioni tutte le porte uguali a queste, mi ha selezionato 4 porte. Perché le altre sono diverse. Sono diverse, questa è una misura diversa. Infatti, vedi, questi sono da 80, questa è da 70, e questa era addirittura una politica diversa. Quindi parliamo più a livello nazionale. Quindi è interessante questo discorso, e ci sono anche altri metodi di selezione ancora più complessi che richiedono una certa discrezionalità. Per esempio, potrei dire al programma, mi selezioni tutti i muri da 10, o tutti i muri con spessore compreso da 10 a 30 con altezza fino a un metro. Cioè, le operazioni possono essere diverse e molto più complesse. Quindi esistono selezioni ancora più sofisticate. Però volevo aprire una parentesi perché io lo so che molto spesso si parte facendo la classica operazione che si fa, quella di fare un paragone con l'altra. In Autodesk ci sono i layer, qua non ci sono i layer. E come faccio a controllare gli oggetti? Beh, qui si lavora per categorie. Cioè, io vi ho fatto vedere prima un comando che abbiamo utilizzato per fare altro, ma che in questo caso ci servirà per fare questa operazione, che si chiama visibilità grafica. Tramite questo comando fondamentale, non si può in una sessione di Revit non utilizzare questo comando, io controllo, lo dice la parola stessa, visibilità e grafica degli oggetti. Quindi io posso dire accendimi e spegnimi i muri, accendimi e spegnimi le porte, genericamente, ma posso andare nel dettaglio e dire accendi e spegni il pannello della porta, non tutta la porta, cambiami il colore del pannello della porta, lavoro esattamente in questa maniera, vediamo come funziona. Quindi sono preimpostati? No, non sono preimpostati, lo decido io, quindi in realtà la preimpostazione è tutto nero, ma posso decidere di modificare. Come funziona? Allora, qui abbiamo le categorie, vedete, categorie del modello. Le categorie sono quelle che noi abbiamo trovato anche quando abbiamo creato le famiglie, ricordate, c'erano finestre, porte, arredi, muri. Quindi, per esempio, andiamo su porte, vedete? Volendo spegnere le porte, toglierò il flag delle porte, mi ha spento tutte le porte. Stop. Tutti gli oggetti che appartengono alla categoria porte verranno spenti. Voglio spegnere le finestre? L'ho fatto da tastiera perché è un'operazione molto veloce, vi consiglio di utilizzare la tastiera. VG è scritto qui, si può scrivere VG ma anche VV. VV e si arriva qui. Finestra. Stop. Domande? Arredi. VV. Arredi.
che si vede. Ok, quindi io spengo le categorie. Le categorie. Poi, stiamo parlando prima dei pubblici. Devo stare su vista però. Devo stare su vista. Mi raccomando, sta qua dentro. No. No. Posso anche stare qua e fare il tuo. Ah, ecco, quello volevo. C'è la finestra, si apre. Sì, sì. Il comando devo mettere. Questo volevo capire. Attenzione, perché questo comando è dipendente su ogni vista. Quindi il fatto che io in pianta e metto le porte, qui nel 3D è la storia. Cioè, se io qui le voglio spegnere, faccio di nuovo V e qua dentro vado a spegnere le porte. Ok? Nessun problema. Ogni vista è indipendente. Ah. Quindi quando duplico le viste, io posso avere una pianta con le reti, una pianta con i muri, una pianta di taglio basso, una pianta di taglio alto, una pianta al centro, una pianta a 50, posso fare tutte le rappresentazioni. Muro con l'impianto elettrico, muro con l'impianto idrico, esattamente. Quindi ritorno al mio modello qua, stiamo parlando di questo, queste sono le categorie del modello, riaccendiamo le porte perché andiamo più nel dettaglio. E nelle porte, come vedete, io ho l'apertura, il battente, la maniglia, che addirittura potrei controllare. Quindi, per esempio, facciamo un'occhio. Qua. Ok. Se io vengo qua e dico al programma, nella porta, di spegnere la maniglia, vuol dire che non è stato associato alla maniglia. Perché questo fa parte della finestra. Spegni il vento. Niente. Non sopporto questo, sì. Apertura, battente. Ecco, ha spento l'apertura qua. E questa mia qua, vedete? Sì. E così via. Questa associazione viene fatta nelle famiglie, quindi quando io apro la famiglia, io dichiaro che quell'oggetto appartiene a quella categoria, in maniera che poi, intervenendo su quella categoria, lo posso spegnere. Quindi in teoria io potrei aprire questa famiglia, andare a fare la modifica e dire guarda che tu la maniglia, diciamo che fa, non è un problema, la maniglia appartiene alla categoria, quindi che posso impostare la visibilità e nelle proprietà scegliere la categoria che appartiene. Vabbè, ne parleremo quando parleremo con il mondo di casino adesso. Chiudiamo l'azienda questo. Quindi questo è per quello che riguarda la visibilità, ok? Adesso guardiamo l'aspetto della grafica. Quindi, vi ho detto prima che io posso controllare la grafica. Spegniamo anche le porte così e ci concentriamo sui muri. Ok? Nei muri noi abbiamo un muro, adesso genericamente, che può essere visualizzato in prospetto o tagliato. Perché lo stesso ragionamento posso fare su un prospetto o su una vista 3D, giusto? Ora, in questa vista dove ci troviamo, il muro è in proiezione o è tagliato? Tagliato. No, è tagliato. Tagliato. Questa è una pianta. Abbiamo detto prima che è un taglio di 1,20 m, giusto? Quindi il mio muro tagliato, con che linea lo deve rappresentare? Con che spessore lo deve rappresentare? Da 1 a 16? Vi ricordate le tabelle da 1 a 16? 6. Che colore vogliamo rappresentare? Rosso. Che tratto vogliamo dare? Diciamo questo qua. Ok. Ok. Benissimo. Chiaro? È chiaro che per vedere spesso devo spegnere questo, perché altrimenti non si vede spesso. Quindi, come vedete, attenzione, tutte queste operazioni che abbiamo fatto per la pianta del rialzato, il piano terra, tutta la storia, ogni pianta ha un'impostazione diversa. Cioè non toglie che io mi posso salvare quel modello di vista per far sì da applicarlo direttamente a altre viste o addirittura ad altri progetti. Quindi se io ho già predisposto tutta una serie di informazioni per un progetto, le posso catturare e riutilizzarle all'interno di altri progetti. Domande? Beh, un classico esempio che si fa è questo. Qui voglio vedere i muri, li abbiamo visti, però voglio vederli con colore nero pieno. Chiuso. Ma anche il bordo si può modificare a questo punto.
alternativa programma. Un muro di dare il colore, nessuna sostituzione, quindi come lo viene visto per il colore. Per cambiare anche il tratto, visto che stiamo. E qua diciamo nessuna sostituzione, e più su. Ecco qua. Domande? Chiaramente qui il livello di dettaglio è indipendente, praticamente anche se accendo il livello di dettaglio non vedrò gli strati perché chiaramente c'è tutto pieno. Chiaro. Quindi così si controlla la visibilità e la grafica degli oggetti. Addirittura posso anche metterli in mezzi toni, vedete qua a fianco, mezzo tono. Non ho fatto i toni in grigio, quindi se voglio mettere nel risalto alcune parti del mio progetto, alcune categorie del mio progetto, le altre le metto, oppure per esempio gli arredi, li metto più in grigio, toni di grigio, mentre i muri posso mettere più in risalto perché sono sezionati. Mi aspettavo una domanda che nessuno mi ha fatto, e la faccio io. Secondo. Sto riportando tutto quanto al default. Ok. Quindi questo avete capito che io spengo tutti i muri, ma come dicevo prima, se volessi spegnere solo alcuni oggetti, cioè tipo solo il muratore interno, o solo il muratore esterno, oppure un solo muro. Allora, supponiamo di voler spegnere questo muro, ok? Lo seleziono col tasto destro del mouse, gli dico nascondi nella vista l'elemento. Finito. Forse è meglio vederlo su una vista 3D. Vado su una vista 3D, che è questa, seleziono questo muro, nascondi nella vista l'elemento. Ok? Se io faccio invece nascondi nella vista categoria, ho spento tutta la categoria. È come se fossi andato, in realtà ho fatto questo, a spegnere questo. Se volessi riportare. Ora, se volessi riportare la classica domanda che mi fanno, devo visualizzare gli oggetti nascosti. Quindi, stando in questa vista, devo accendere qua sotto il pulsante dove ci sono, dove c'è la lampadina, che si chiama mostra elementi nascosti. Gli elementi nascosti, da qui deducete che anche il DVG è nascosto, vengono colorati di magenta rispetto a quelli che non sono nascosti. Allora che faccio? Riseleziono l'oggetto che devo mostrare e col tasto destro gli dico scopri nella vista l'elemento. Riclicco il pulsante per ritornare a questa vista. Dimmi. Io volevo capire come ho fatto a nascondere il DVG. Il DVG l'ho nascosto nella visibilità grafica qua, togliendo questo freno. Nella visibilità grafica, quel VV che abbiamo detto prima, c'è categorie importate, come ultima, penultima scheda, e qui posso togliere il flag per spegnere tutto il DVG. In questa vista. Posso controllare sicuramente anche i layer. C'erano dei flag accanto a ogni elemento. Anzi, a proposito di questo, visto che voi lavorerete molto con altri, c'è anche qui la possibilità di sostituire. Quindi alla fine io potrei dire, guarda, i muri esterni me li devi rappresentare con spessore 5, colore verde. Ho alterato le proprietà del layer di VG. Ho messo in serie. Quindi c'è la massima flessibilità da questo punto di vista. Facciamo la scala, ce la fai? Sì, 15 minuti. La scala. Allora, la scala ci dobbiamo mettere, ci mettiamo a piano terra, perché dobbiamo salire da piano terra al primo piano, giusto? Scusate, piano terra rialzato. Prendiamo il comando scala. Quando prendiamo il comando scala... C'è un comando scala proprio? Sì, abbiamo diverse possibilità per disegnare la scala. Diciamo che noi disegneremo direttamente la rampa, ok? Prima di fare questo, disegnare la rampa, che può essere diritta, a chiocciola, a piè d'oca, a L, come volete, addirittura la posso disegnare liberamente, ma ovviamente non ce la facciamo oggi.
Andiamo a vedere qui nelle proprietà il dislivello da superare da piano terra a primo piano. Secondo la tipologia di scala che io ho qui, tipo una scala in cemento armato, io ho bisogno di 6 alzati da 16 a 67 per superare il dislivello. Abbiamo la detto. Sì, no, chiaro. Quindi che faccio? Io ho qui una giustificazione, quindi dico al programma, mi voglio mettere a sinistra? Bene, mi metto a sinistra. La larghezza della rampa è 1 metro, ma posso sempre modificarla. Mi metto qui, clicco, vedete gli scalini? In questo momento si vede poco. Ecco, vedete, 3 alzate e 3 rimanenti, vedete sotto la parte grigia? Qua, 3 alzate e 3 rimanenti. Che significa? Avevo bisogno di 6, devo disegnare ancora il pre, ma quando ti vado avanti, 4 alzate e 2 rimanenti. Quando alla fine 0 rimanenti, cioè disegnato la rampa. Ok? Pensavo che... Ho disegnato la mia rampa posso anche... Quella minimale. Modificarla in questa maniera, ok? Esco di qua, ho finito. Questa è la mia rampa. Qui dobbiamo decidere poi come gestire le ringhiere, vabbè, in questo momento le cancelliamo. Come gestire il pianerottolo, perché il pianerottolo potrebbe essere una parte integrata all'interno del solaio, quindi modificare il solaio per far sì che vada in quella parte, ma la scala... Ma quello non si è fermato al livello, perché noi l'abbiamo abbassato prima, esatto. A livello del solaio esatto. Si è fermato. Esatto. Non si è fermato a livello, a livello del finito. La sezione? Poi faccio la sezione. No, dico perché noi il livello abbiamo abbassato una sezione. Esatto. Sì. Qua. Io magari potrei dire poi modificare il solaio, ho fatto un foro al centro del solaio, sì. Ma noi facendo per comando, cioè creando quella finestra, potremmo anche aggiungere un certo, senso. Certo, infatti quello che volevo fare io adesso, no, ritorno nella vista 3D qua, ok? Qui seleziono il mio solaio, ok? E faccio modifica con comando. Lo faccio da questa vista 3D, guardate. Prendo questo oggetto e lo porto qua, e fermo qua. Poi proseguo qua, dicendo a quell'anno, tu vieni da qua, giusto? E ti chiudi. Questo si raccoglie con questo pezzettino qua, ho finito. Ho modificato il solaio, ho modificato il contorno e ho aggiunto. L'ho fatto nella vista per per farmi l'idea di praticare questa operazione, si può fare anche il piano. E cosa ho fatto? Il mio solaio qua era così. Vediamo l'impianto. Era così, sì, la modifica. Ho selezionato il solaio, ho fatto modifica a contorno. Dopodiché ho preso, in realtà adesso io qui, visto che ho le proiezioni, potrei dire al programma, prenditi questo pezzo, prenditi questo pezzo, e qui vado a fare queste operazioni così. Ok? Quell'altro. Questo lo cancello, ho chiuso. Chiaro? Devo solo modificare quella quota per completare, perché se no il calcolo l'ha fatto con quella quota. Esatto, ma la quota la posso sempre modificare, basta selezionare. Se la modifichiamo adesso, vediamo che succede. Mi cambia la scala automaticamente. Dunque, questo devo selezionare il solaio. Ok, questo lo porto a zero. Eccolo qua. Vedi? Lo sbarco. Esattamente. C'è la stessa altezza di questo. Chiaro? Lo dicevo, scusami, allora siccome questo è sul finito e quello invece è al rustico, dobbiamo portare tutto al finito, se no non viene più. Sì, è questo che va modificato, e va modificato in realtà. Se alziamo direttamente alla sezione, dove stanno le quote? No, non ti capisco questo. Dove stanno le quote? La sezione. Aspetta, facciamo una sezione sulla scala, così lo vediamo. Facciamo una sezione. L'inserzione sì. O prospetto facciamola così, salviamola così, vediamo su questo, sì. Ecco, e questa è la modifica, questo deve arretrare e viene qua, ma questo è il problema della scala, tecnicamente della scala, perché nella scala devo dire a programma come voglio finire, se voglio finire con una pedata o con un alzato. Se voglio finire al rivestimento o sotto il rivestimento, quindi fa parte di tutta una serie di parametri che vedremo all'interno della tipologia della scala, quindi spessore e tutta questa roba qua, eh? Quindi voglio dire, è semplicemente questo, quindi non è un problema. Sì, no, infatti. C'è la massima flessibilità, qui c'è il rivestimento, ma basterebbe anche togliere il rivestimento, cioè sotto una scala.
Altre domande? Sì, ho capito prima di professore che era più alto. Sì, era molto più alto. Quindi il professore ha fatto quella domanda. Quindi... L'ho selezionato. Sì. E nelle proprietà, prima avevo detto che rispetto al piano di alzata doveva stare a 10 cm. Faccio un esempio. Ah, era sparato. 50 cm. Vedi? Questo l'ho portato di nuovo a 0. Comanda? Sì. Dì, se volessi colpire lo spazio di sotto della scala, sì. Potremmo utilizzare lo stesso comando che no, non c'è bisogno, perché la scala potrebbe essere anche chiusa. Nelle tipologie delle scale qui, io posso dire al programma che la scala deve essere una scala. Un attimo che vediamo la struttura qua. La parte inferiore posso fare seghettata, scalettata, oppure posso cambiare il tipo di scala e metterle questa come una scala prefabbricata. E quindi da tipo qui posso dire al programma che questo è un tipo di pianerotto da 0,20, spessore di 0,20, le piegate come una rampa, questa, la condizione all'interno, la condizione finale, un attimo, devo trovare il parametro che lo regola. Allora, vediamo un attimo, la modifica, ecco, qui praticamente io ho dato uno spessore struttura, la profondità strutturale che è questa. La parte inferiore può essere scalettata, ma può essere anche intera. No, mi sto confondendo, scusami, ho detto una sciocchezza. Ho detto una sciocchezza, scusami, lo fa con la rampa, non con la scala. Perché la scala non la puoi gettare con la maniera. La scala tecnicamente la devi fare così. Se la vuoi chiudere ci devi mettere un muro sopra. Ma mettere un muro qua sotto è banalissimo, perché si fa in questa maniera. Era questo l'oggetto di cui parlavo io, che mi fa triangolare, che è la rampa, è diverso, quello non c'è stato mai. Il muro lo metti in questa maniera, tu ci metti il muro dello spessore che vuoi, diciamo quello da 10 con la superficie di pittura interno e esterno, non mi interessa. Ok. Questo lo posso accorciare, dipende, diciamo che lo facciamo arrivare fino a qua, anche questo è il pezzettino. Ok, vado nella vista 3D, questo è il mio muro. Lo seleziono, faccio la modifica profilo, questo lo cancello, ok? E poi vado a dire al programma che vuole fare la proiezione di questo, e quindi vado a raccordare esattamente queste cose qua, questo lo cancello, lo chiuso il mio muro sotto la scala, permette di stare un po' più dentro. Sì, no, mi è la proiezione, però. Cioè questo è il profilo, questo l'ho messo un po' più dentro, nel senso che sta molto sotto la scala, l'ho messo fuori. Quindi allo stesso modo si fa per coprire la parte di sotto del pianerotto. Esatto, qui potrei fare anche un unico muro, la modifica profilo, dove praticamente qui io proseguo, quindi questo lo cancello, questa linea prosegue fino a qua, ok? Qui poi mi sfrutto questo profilo inferiore del solaio, lo vado a raccordare con questo qua, qui mi sfrutto questo spigolo e quindi vado a unire questo con questo e ho finito. Ho chiuso tutto su questo. In realtà bisogna ricontrollare anche queste informazioni qua, ma anche qui si può fare tutto il dettaglio che vuoi. Ci sono domande? Quindi, molto importante, ricordatevi il discorso della visibilità grafica, con la quale io posso controllare la visibilità degli oggetti, delle categorie, che altro, mentre con la selezione dell'oggetto, col tasto destro del mouse, posso sempre spegnere. Quindi questa vista, per esempio, nonostante il taglio tridimensionale, se volessi spegnere gli oggetti, perché mi danno fastidio quello che è, li posso selezionare e col tasto destro li nascondo nella vista di
Ok? Ora, così come abbiamo detto al programma di rappresentare tutti i muri da 10 di colore rosso, io potrei avere necessità di voler colorare un solo muro. Un solo muro. Come si fa questo pezzo? Lo seleziono, ok? Così come ho fatto nascondere la lista, io dico al programma sostituisci la grafica nella lista per questo elemento. E gli dico guarda che questo deve avere come linea di taglio il colore rosso, ok? E gli facciamo un riempimento rosso, lo stesso per questo, e un riempimento rosso. Chiaro? Qualcuno lo sa. Quindi sono andato a controllare la grafica del singolo oggetto.